Siamo arrivati alla terza edizione di questo festival, chi l'avrebbe mai detto? Quest'anno siamo stati un po' più, dal lato organizzativo, forse meno maldestri degli altri anni, perché abbiamo pensato a un percorso che già era accennato, adesso l'abbiamo consolidato con questi altri 20 murales che si inseriranno durante, nel, diciamo, nel giro di questo percorso, in modo da costituire 51 murales che uno può visitare a piedi in circa un'ora e mezza. Sì, un'ora e mezza. Un'ora e mezza. Grande successo di questa manifestazione, alla terza edizione, il presidente ci ha creduto 3 anni fa e oggi ha raggiunto realmente un marketing territoriale, mediatico e anche di visitatore grandissimo per la nostra cittadina. Questo è il nostro scopo, quello di far arrivare tanta gente stornara, far parlare di noi, e ci siamo riusciti. Alaniz, artista argentino che è venuto, abbiamo avuto l'onore di ospitarlo qua da noi. È l'onore lui, mio. Lui è molto modesto, però è fra i più grandi che ci stanno veramente, e quando finirà questo spettacolo di murales avrete modo di constatarlo. Comunque stiamo qua per parlare di questo stramurales e vorrei che lui ci desse un'opinione su quello che ha trovato a Stornara. Io sono trovato un gruppo di gente bellissima, sì, con un cuore gigantissimo e con un, penso che con un'idea anche bellissima per Stornara, sì, perché alla fine io anche sono trovato gente che non, magari non sono presti, non sono preparato per una cosa del genere e non lo può capire benissimo. Però lo che loro stanno facendo è una cosa che al futuro farà una differenza anche a tutta l'area. Il murale è il futuro dell'arte e si vede a tutto il mondo questo.